Ricevitoria Gerace a Montepone da noi puoi giocare Super R8 Totogol, Totocalcio, Tris Giornaliere e win for life ogni ora agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint ricariche telefoniche pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace vi aspettiamo in via Padre Pio a Monte Buonelito. Su di noi puoi scommetterci. Nella città dove sono nato viveva un uomo che aveva navigato per mare e ci raccontava la sua vita nella terra dei sottomarini. Così navigammo sopra il sole finché trovammo il mare verde e vivemmo sotto le onde nel nostro sottomarino giallo. Gentili te spettatori di S1TV, è con il ritmo dei Beatles che le l'estate 65 di Soverato 1, guidata da Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri con la voce di Giorgio De Filippis, vi saluta offrendovi la venticinquesima giornata del campionato di prima categoria Calabrese Girone C e in particolare qui dal frabotto Mannis di Montepaone l'incontro di cartello Real Montepaone Pianopoli. Due squadre importanti, due squadre che danno lustro al gioco del calcio, due squadre che si affrontano oggi agli ordini del signor Eugenio Russo della sezione di Crotone e che stanno in questo momento entrando in campo con le formazioni che vi andiamo a leggere. Il Pianopoli schiera Mascaro Gallo Ricitano, Cabli Lucia Marco Vatalaro. Battista Vatalaro, Bruni, Carnovale, Garieri e Mazziotti Mister Scerbo porta con sé in panchina Casale, Barberio De Fazio, Fiorentino, Ricitano in questo caso si chiama Matteo il precedente era Luca, Salerno risponde il Montepaone con una formazione quasi standard con Leone, Fiorentino, Ienco Mellace, Conidi, Bassi De Masi, Doria, Marco Voci, Salvatore Procopio, Cannistrà e Domenico Voci in panchina con mister Alessandro Pisano ci sono Lombardo, Nania, Paparazzo, Marcellino, Carpino, l'altro Paparazzo sempre Antonio e Pirritano. E quindi vediamo che si stanno svolgendo i consueti saluti, ora il fair play appunto determinerà i saluti anche con le panchine e noi cogliamo l'occasione per salutare Giuseppe Ranieri sempre in trincea, sempre in prima fila a seguire il Monte Paone per la Gazzetta del Sud. Ed è proprio così, amici sportivi, buon pomeriggio dal Comunale di Monte Paone. Per la 25 giornata in campo due squadre all'altezza della categoria. Eh, quando siamo giunti ormai alla 25esima, il Montepone si trova a tre punti dalla, dalla prima della classe, dal San Calogero, per cui ogni match può rivelarsi importante. Il Pianopoli, settimo in classifica, giunge a Monte Paone eh, per fare la sua onesta partita, eh, per cui sicuramente sarà. Sarà una, un, una gara importante. Grazie, Giuseppe. E qui, nella comoda eh, tribuna stampa, tra i sedili in pelle abbiamo scoperto anche Fausto Varano e addirittura Pietro Mosella. Una, una battuta in apertura tra Fausto e Pietro. Ciao, Fausto. Ciao Giorgio e buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori dicevamo giustamente questa è una partita importante per il Monte Paone perché deve prendere assolutamente questi tre punti anche in vista del recupero di domenica prossima a Bivongi e quindi dovrà cercare di seguire e inseguire ancora il Pianopoli per cercare di raggiungere la domenica e invece a Pietro Bosella chiediamo oh. chiudono i palazzetti e tu vieni qui agli, negli stadi buon pomeriggio a tutti Sì, sono venuto a vedere la partita anche se non potrò vederla tutta perché, appunto, dovrò correre al palazzetto. Si giocherà a porte chiuse, ma superato uno, fortunatamente. Permetterà poi ai telespettatori di vedere la partita in settimana. Tu sai che qui a ventesimo nel primo tempo in Tribù a Stampa di solito c'è il catering. Quindi tu e Fausto ne approfitterete. No, no, grazie, sono a Dieta intanto sono partite le due squadre non è ancora trascorso il primo minuto di gioco e già si stanno disponendo eh, sul campo con Carnovale che riceve palla sulla sinistra, Franco Bollato da Fiorentino che non gli dà spazio la palla era comunque uscita oltre la linea eh, che appunto segnala l'estensione in orizzontale del manto, manto erboso, ricordiamo che il Pianopoli insieme al San Calogero è l'unica squadra che ha battuto il Montepaone 1-0 al novantesimo all'andata con gol proprio del numero 9 eh, carnavale, e oggi il Monte Paone deve ribadire la, la propria sete di vittoria per poter eh, continuare a inseguire il San Caloggio, Ricordiamo che il Monte Paone deve anche recuperare una partita in quel di Bivongi e Bassi De Masi che dialoga con Domenico Voci, riceve ancora la palla. Si gira col consueto schema Juventus per allargare quanto più possibile la zona di gioco in orizzontale e quindi permettere al, al Monte Paone di trovare gli spazi giusti, spazi che vengono anche affidati la ricerca di questi spazi a Mellace che poi scambia ancora con Leone oggi presente in porta perché Gianmarco Lombardo ha avuto un risentimento, ci dicevano di qualcosa al braccio, ma comunque sappiamo che la Cassaforte, la porta del Montepone, chiunque ci sia, è solidamente eh, tutelata. E ancora Bassi de Masi e Mellace che dialogano con Carnova, anzi Mazziotti che va a disturbare appunto eh, questo fraseggio in fase di impostazione. Il lancio vede ricevere ancora Doria che scarica su Capitan Conidi che allarga il gioco nei confronti di Domenico Voci. Ancora Doria e il Cristiano Ronaldo del uh, Montepaone che recupera un rimbalzo e il rinvio di Marco Vatalaro finisce in rimessa laterale a favore della squadra Lametina del Pianopoli che come non abbiamo detto in apertura è in divisa bianca con inserti gialli uh, rossi e blu, calzoncini blu e calzettoni rossi e attacca da sinistra verso destra. Rispetto alla nostra postazione, intanto è Procopio che cerca di innescare lo scatto di un suo compagno, ma recupera e la tocca per Cannistà che fa scorrere la palla verso Ienco. Ma viene ribattuta dalla difesa del, uh, del Pianopoli. Il Monte Paone invece è con la divisa nera con inserti gialli, quella che di solito si usa in uh, trasferta. Eh, con calzettoni neri e calzoncini ugualmente, ugualmente neri. Intanto, la palla quando siamo giunti al terzo minuto di gioco è. È finita in rimessa laterale ma attenzione perché il signor russo ha visto qualcosa che a noi è sfuggito vediamo cosa va a rimproverare e a chi tu che hai il monitor di servizio giuseppe hai notato qualcosa no, non sono riuscito proprio a carpire onestamente Eccoli qua, i nostri amici raccattapalle solo secondo il signor Russo troppo vicini alla porta e quindi vengono fatti allontanare. Quindi i raccattapalle, pericolosissimi dall'ottica del signor Russo, eh, vengono riposizionati all'altezza della, della pista di atletica. Vediamo se noterà anche quelli dall'altra parte che sono invece più prudentemente seduti in eh, panchina. E quindi mentre vengono rimproverati i raccattapalle, noi andiamo a... Chiedere a un giovane calciatore presumo del Monte Paone, tu sei del Monte Paone? Sì. E come ti chiami? Nicolò. E oggi non fai raccartapalle? No. E qui secondo te un pronostico secco. Come finisce Monte e Pianopoli? Mm, 1 0. Grazie, Nicolò. Noi torniamo perché abbiamo voluto sperimentare proprio la pericolosità di questi giovani che, appunto, il signor Russo ha fatto allontanare dal rettangolo di gioco. Mentre, intanto, torniamo in telecronaca con lo scambio tra uh, Battista Vatalaro che cerca di innescare lo scatto di un suo compagno, senza però uh, successo. La palla finisce in rimessa laterale. Tutte, tutti e 22, esclusi i portieri, tutti e 20 giocatori, sono pregati in un fazzoletto, una trentina di metri. Ricordiamo che sono. Uh, situazioni tattiche studiate a tavolino dagli allenatori con Luca Ricitano che si prepara a effettuare la rimessa. La palla scivola nella zona dell'Highlander. Armando Mellace che scambia con Cannistra uh, è ancora Domenico Voci che mette ordine, innesca per Marco Voci che si porta dietro almeno due avversari. Si tratta di Lucia e di uh, Ricitano. La palla finisce su. Armando Mellace che scarica un destro deciso, ottima la risposta di Mascaro che con la mano di richiamo è andato a ribattere e poi a bloccare la palla in un secondo tempo, però sicuramente il destro al volo di eh, Mellace è tra le cose da annotare, appunto sul taccuino di ogni buon giornalista come sta facendo già Giuseppe Ranieri. Ricordiamo che sulla Gazzetta del Sud ormai è uno dei pochi posti dove potete trovare notizie sulla prima categoria eh, calabrese. Intanto buono il lavoro di Gallo che alza la testa cerca di innescare il numero 10 Garieri, chiuso dalla eh, trincea difensiva del Montepone. Salvatore Procopio, Cannistra, che si trascina in avanti e poi lascia la palla a Ienco. Ienco controlla, di fronte a sé due avversari, cerca di andarsene un po' come fa Alexandro nella Juventus. Vince il tackle con Battista Vatalaro, ma non supera il secondo ostacolo, quello di Ricitano, che protegge la palla, evita che eh, torni eh, tra, le tra i piedi del Montepone però poi è Mellace che scodella il pallone al centro e allora qui avendo quelli che le capiscono di calcio alle nostre spalle, anzi non più perché Pietro Mosella è scappato, uh, gli schemi delle due squadre. E il Montepione credo che sia con la classica, il, gioco, il classico gioco del 4-4-2, con Mellace che sta facendo in pratica a Rombo centrale, va davanti alla difesa e il Pianopoli mi pare che si sia schierato con un 4-3-3. Perfetto, Fausto, e quindi salutiamo Pietro Mosella che si è allontanato prudenzialmente e eh, si è portato fuori dalla tribuna stampa. Sarà Marco Vatalaro a effettuare questa rimessa con le mani quando siamo giunti al sesto minuto di gioco? Sul risultato, ancora a rete bianche tra le due compagini della squadra casalinga del Montepaone e degli ospiti del uh, Pianopoli. Il. il il pallone si impenna, Marco Voci per Procopio che di fisico anticipa un paio di avversari. Forse però alza un po' la gamba sull'intervento di Marco Vatalaro. E quindi si riprenderà con una punizione subito battuta dal Pianopoli. Lancio a cercare in profondità lo scatto del centroavanti, Dovrebbe trattarsi di Mazziotti, chiuso da Bassi De Masi che poi mette la palla in out per la rimessa laterale a favore dei Lametini che sarà di competenza dell'esterno basso di destra eh, Luca Ricitano, ricordiamo in panchina c'è cioè Matteo Ricitano. Scambio con eh, Garieri che porta la palla un po' a passeggio arretrando e poi scaricandola su Gallo. Gallo è subito contrastato da Marco Vosci e poi cerca il lancio che però viene intercettato dal colpo di testa di Ienco. Cabli apre il discorso sulla sinistra, appoggiandosi appunto ad un suo compagno che alza la testa e cerca in velocità eh, Garieri. Ma vi si interrompe la trama offensiva del pianopoli con Marco Voci che lancia in profondità verso una palla che è a metà strada tra Doria e Procopio. E quindi viene controllata da Marco Vatalaro che recupera il pallone in out ed effettuerà appunto la eh, rimessa con le mani. Ancora Cabli che controlla il pallone ma non lo ferma e Cannistraio Ruba tocca per Procopio, scambio in velocità interrotto però da Lucia tra Procopio e Domenico Voci. Ancora eh, Doria, un altro under che però sicuramente ha la personalità e la stazza per non apparire tale, che lo blocca ma il pallone scivola in rimessa laterale per eh, la rimessa effettuata da quel lato a Marco Vatalaro. Dicevamo il Pianopoli è una delle due squadre che hanno battuto il Monte Paone Giuseppe e quindi questo in questo campionato è un titolo importante. Sì, sì, eh, oggi anche per questo deve cercare di rifilare i tre punti il Montepone perché diversamente avrebbe perso sei punti con il Pianopoli, anche alla luce di quello che è il vertice della classifica come scorro. Eh, Pianopoli comunque è una buona squadra, Giorgio, è una squadra di categoria, mh, non, ha, non ha difficoltà a innestare il turbo e lo ha dimostrato giocando in casa. Qui adesso Monte Montepone per i primi minuti che stiamo vedendo sta, sta giocando bene, non, non sembra dimostrare deficit. In nessuna zona eh, del campo, per cui è una squadra che a questo campionato ha dato onestamente il suo contributo. E vediamo ora chi sarà a battere questa punizione alla tre quarti campo zona d'attacco del Monte Paone: probabilmente eh, Mellace, ma ci sarebbe anche eh, Doria. Sostanzialmente ci sono cinque colpitori di testa all'interno eh, dell'area di rigore. Parte Mellace, parabola arcuata Marco Vosci, Bascaro, Cannistra. Si gira con prontezza, ma alza troppo la mira e da buonissima posizione la mette sopra la traversa. Dopo un incerto rinvio, appunto, di eh, Mascaro è stato Cannistrà oggi schierato in posizione più offensiva da mister eh, Pisano. Che ha avuto quella che al nono minuto e 57 secondi di gioco possiamo sicuramente considerare una nitida occasione da rete. Sarà ora Mascaro a calciare in avanti. Vediamo se la palla supera, non lo fa la metà campo. Cannistrà di petto, Stop di testa, stop di petto di Procopio e Domenico Vosci che cerca di ragionare, esterno delizioso però bloccato dall'intervento di Bruni che scambia con Cabli che appoggia per Garieri, riparte in velocità eh, il Pianopoli con Mazziotti che viene chiuso nella tenaglia di Bassi De Masi e Conidi e Domenico Vosci che riprende a giocare appoggiandosi sulla destra per Fiorentino. Fiorentino scarica per quel, lo Stefano Leone che eh, del classe 99 e che nel riscaldamento praticamente insieme a Gianmarco Lombardo ha dato capacità e dimostrazioni di grandi capacità anche con i piedi. Ma Cabli di sinistro cerca l'imbucata per Carnovale, chiuso, ottima la diagonale di Fiorentino e riparte ancora il Montepaone con lo scambio Doria Fiorentino che poi chiamano in causa Domenico Voci, ancora un tocco modello Napoli, bisogna toccare tutti la palla di prima prima di impostare l'azione. Ruba palla il Montepaone appoggio per Doria, sovrapposizione di Domenico Voci, Doria lo serve. Domenico Vosci mette in mezzo il pallone, chiude Gallo e poi è il numero 6 eh, Marco Vatalaro che si fa fare con una certa esperienza eh, fallo interrompendo questa trama offensiva del Montepone e noi non possiamo non salutare l'amico Maurizio Vatrano come si segna sul tuo computer la nitida occasione di Cannistradi poco fa? semplicemente con un tiro fuori perché è stata quella la finalizzazione eh, se si fosse creata un'azione in aria avrei inserito uno, un simbolo. Pragmatico, lo staff di Mister Pisano non regala niente a nessuno, bisogna meritarsi tutto sul campo. Cerchiamo di, di fare il meglio anche in maniera così artigianale, perché comunque questi non sono programmi eh, professionali. No? Sembra che comunque tornino utili, soprattutto quando si fanno le cumulative. Abbiamo un quadro completo di, di, delle giocate eh, a secondo le, le varie zone del campo. Grazie Maurizio, soprattutto quando nessuno distrae lo scoutman dal prendere i suoi appunti le nostre evoluzioni continuano qui in tribuna stampa, intanto il numero 7 Battista Vatalaro che recupera un pallone che finisce però in rimessa laterale con Ricitano si tratta di Luca che effettua la rimessa in favore di Garieri scambio che però viene interrotto dai difensori del Montepaone fischia qualcosa il signor Russo, si tratta di un fallo a favore del Pianopoli leggermente in ritardo ma forse perché voleva vedere gli sviluppi, sviluppi dell'azione e capire se era favorita l'una o l'altra squadra sarà il numero 4 Cabli a prepararsi alla battuta con Marco Vosci che lo disturba è lui che apre nei confronti del numero 6 Marco Vatalaro che alza la testa di sinistro serve Carnovale Carnovale Petti nel pallone lo protegge dal ritorno di eh, Domenico Vo di Fiorentino la palla si impenna e alla fine Canistra che con tranquillità la dà indietro in una zona dove non ci sono avversari a Ienco che può reimpostare la trama offensiva del Monte Paone. Uh, Fausto, tu, che peregrini per i campi, uh, questo tipo di impostazione dell'azione dell di gioco, modello dicevo io Juventus, l'hai visto da altre parti? Vedo che adesso gli allenatori cercano di copiare moltissimo quello che avviene anche sui campi maggiori, per esempio volevo dirti prima del Pianopoli che avevo detto un 4-3-3 ma è più un 4-2-3-1, adesso si vede eh, chiaramente che il numero 10 lo affianca il centravanti quando si trovano in fase di attacco, però sto vedendo che gli allenatori di adesso stanno cercando davvero di imitare e di copiare i, i grandi allenatori del, delle squadre di Serie A e di Serie B. Oppure potremmo dire che sono loro che copiano gli allenatori dei nostri campi sì. dilettantistici. E' Mellace che di sinistro cerca l'imbucata. Buona la chiusura di Gallo, recupera Cannistrà. Tenta il tiro, fucilata che però si spegne tra le braccia del ben piazzato Mascaro, che si accartoccia e blocca questo tiro centrale di Cannistrà, che sta suonando appunto la carica per tutti i suoi compagni. Attenzione perché Doria cerca di disturbare il disimpegno di Battista Vatalaro, e la palla però finisce in rimessa laterale. E ancora un ordinato pianopoli per il quale avete avuto insieme al Montepaone la descrizione della tattica scelta almeno inizialmente in fase di avvio di gioco da parte di degli allenatori. E il tocco all'indietro intanto è per Leone che recupera la palla, movimento di Bassi De Masi per ricevere appunto il passaggio, tocco proprio a quest'ultimo che scambia ancora con Leone mentre si... Eh, si eh, re, Posizionano sul campo i vari giocatori del Montepone con Ienco che di petto serve Voci, Voci lancia in velocità Ienco, velocissimo anche Ricitano, Ienco gli ruba la palla, non si capisce, sì, anzi si capisce bene, c'è il fallo, approfittiamo sempre del mini var di Giuseppe Ranieri. Sì sì, Lombardo è stato contrastato dal terzino ed è terminato giù al limite dell'aria, l'arbitro ha visto bene e ha concesso la, la punizione. E quindi diamo l'ok ok con questo silent check da parte di Giuseppe Ranieri nei confronti dell'operato di Eugenio Russo. Sarà come al solito Mellace che col suo radiogoniometro posizionato nel piede destro, metterà la palla in mezzo in un'area affollatissima. Sono cinque all'interno dell'aria. Più Domenico Voci e Jenko, che sono proprio al limite della stessa, che cercheranno di eh, deviare questo cross. Tiro di Mellace la palla rimbalza, la mette fuori gallo. Primo calcio d'angolo in favore del Montepaone quando siamo al quindicesimo anzi sedicesimo minuto della prima frazione di gioco con Mellace che si prepara appunto a calciare e vediamo ancora il movimento anche di Canistra al centro dell'aria la parabola però vede ancora la ribattuta con decisione da parte di Gallo e la sfera che finisce in rimessa laterale con uh, mister Pisano che chiama Ienco e con precisione becca una pozzanghera e gli passa anche il pallone e Ienco il millennial del Montepaone che effettua appunto questa rimessa in gioco con le mani cercando di servire Cannistra chiuso da tre avversari rilancio di Mazziotti ma tutto il Montepaone nel metà campo del Pianopoli apertura precisissima di Bassi De Massi grande stop di Fiorentino si accentra esterno destro Marco Voci si gira rimpallato il tiro Marco Voci ruba ancora palla ma secondo eh, il signor Russo ha commesso fallo spostando un avversario e quindi si riprenderà con un calcio di punizione ma certamente il Monte Paone sta dimostrando una netta supremazia territoriale, si è installato nella metà campo di un pianopoli comunque volitivo comunque ordinato, comunque predisposto a operare a tutela del 0 a 0 che al momento è il risultato in essere. Sarà Lucia a calciare questa punizione, ma il signor Russo dice che deve arretrare di circa 40 cm e quindi superare la linea che racchiude l'area di rigore e sarà invece Mascaro a calciare con il suo destro cercando di Uh, servire Mazziotti, impreciso lo stop, però Mazziotti riesce a recuperare il pallone, evitando anche un compagno. Tocco per il numero 3, Ricitano che uh, cerca di servire uh, Battista Vatalaro. Buono, uh, buona l'intenzione, ma il pallone finisce in rimessa laterale e sarà quindi Rocco Ienco a effettuare la stessa, favorendo uh, Mellace che alza subito la testa e scarica su Capitan uh, Conidi, che poi a sua volta apre uh, il passaggio verso Fiorentino. Attenzione perché Mazziotti, anzi, stanno Facendo pressing i giocatori del, uh, del pianopoli, ma c'è stato un fallo di Bruni uh, su un giocatore del Montepone e quindi si riprenderà con una punizione. Si trattava di Mellace in favore della squadra uh, di casa. Una partita quindi da, sulla quale ragionare molto importante l'aspetto tattico e psicologico. Non è un bunker facile da scardinare quello del pianopoli, no? E questo mister Pisano sicuramente già se lo aspettava. Pianopoli comunque è una squadra solida, specialmente in difesa. Lo sta dimostrando, negli ultimi minuti il Montepone ha alzato il baricentro, ma è saputo, a, è saputo a venire fuori in maniera ordinata il, il Pianopoli, per cui è una gara comunque che da un punto di vista tecnico merita la sua attenzione. Attenzione, Marco Vosci, gran tiro di Sisto anzi si trattava di Salvatore Procopio che mette la palla non distante dal palo alla sinistra di Mascaro dopo una bella iniziativa che era stata poi conclusa con un passaggio invitante da parte eh, di Doria e quindi diceva eh, Giuseppe Ranieri che si è alzato il baricentro speriamo non si sposti anche il Taranto periferia sarà Mascaro a calciare appunto questo rinvio dopo che il Montepaone si è eh, appunto risistemato e il colpo di testa questa vede Bruni favorire Mazziotti che torna, eh, Restituisce la palla a Cabri. L'apertura verso Carnevale. Vede un ottimo intervento di Fiorentino. Scambio con Doria, parte in velocità Fiorentino. È, mh, Marcato da Vatalaro, poi Lucia, raddoppio della marcatura e palla che finisce in rimessa laterale assegnata dal signor Russo al, in favore del Montepaone in zona d'attacco con Doria che va subito a conquistare la palla per effettuare questa rimessa anche se come da eh, copione tocca all'esterno basso di destra quindi Fiorentino. Scambio con Domenico Voci, riceve Fiorentino, mette in mezzo, la palla viene arpionata da Procopio ma chiuso ancora dall'intervento di Cabli che rinvia però nella zona Presidiata da Ienco, ancora il pallone in mezzo, ancora Cabli che controlla la palla, ma viene anticipato da Cannistras. Scambio con Marco Voci, si accentra, vede Domenico Voci. E questa volta era fuori gioco millimetrico. E noi ci affidiamo a chi ha il monitor davanti. E c'era, c'era, c'era infatti vedo che è scattata la linea blu che appunto ci fa capire dal nostro monitor che era fuori gioco quindi se lo dice Giuseppe Ranieri è così, e intanto non ci si ferma cabli di esterno destro, favorisce il tocco per uh, Vatalaro si tratta di Battista che allarga per Carnovale, defilato sulla sinistra cerca di evitare un paio di avversari, tocca per uh, Garieri, ancora chiuso il numero 8 Bruni e riparte ancora Marco Voci che si appoggia e scambia con Bassi De Masi, ancora Marco Voci, Bassi De Masi si gioca sempre di prima e sempre con grande attenzione tattica a poter evitare la chiusura degli spazi e delle linee di passaggio da parte dei giocatori del Pianopoli e ancora lui Bassi De Masi di destro lancio per Rocco Ienco che parte in velocità cerca di evitare il ritorno di Gallo la palla rimbalza sulle gambe di quest'ultimo anche se non è d'accordo e finisce in calcio d'angolo con eh, Cabli che va a protestare con l'arbitro perché sarebbe stato un ultimo tocco di Ienco ma comunque il calcio d'angolo e in favore del Montepone, ventunesimo minuto di gioco e molto correttamente, questo è veramente spettacolare, vale più di un gol, Marco Voci recupera la palla e la restituisce al Pianopoli, Fausto, qui c'è da fare un articolo, un applauso a Marco Voci, molto più di un gol dice. Sì, in effetti ha ammesso che è stato il proprio il suo compagno a toccare per ultimo la palla, quindi non c'era il calcio d'angolo, bellissima questa azione di fair play. Una pagina da libro cuore ma soprattutto un appunto al signor Russo che pur stando vicino non aveva notato eh, l'ultimo tocco di Yenko, eh, anche se sappiamo che in queste categorie gli arbitri sono soli e quindi non possiamo poi criticarli eccessivamente. Luca Ricitano effettua la rimessa, scambia con Cabli che gli restituisce la palla, ancora Ricitano cerca di andarsene a Cannistra che di fisico lo blocca conquistando un'importante rimessa laterale all'altezza della linea mediana di centrocampo. Tocca ora a Ienco che lascia per Marco Vosci Franco bollato da Gallo che gli ruba palla. Ricitano rinvia, ma è ancora deciso l'intervento di eh, Conidi con Cabli che ha un'indecisione subito chiuso nella gabbia di marcatura del Monte Paone. Canistra servito da, da Mellace, sovrapposizione di Domenico Vosci. Mellace riceve la palla, la dà a Marco Vosci. Scambio con eh, Procopio, anticipato in questo caso da Battista Vatalaro. E da questo ping pong alla fine esce. Fuori ancora il Montepone con cannistra che di potenza si incunea. La palla finisce a Procopio, il tiro viene ben bloccato con sicurezza da Mascaro che evita anche il rimbalzo della palla che poteva diventare pericoloso. Recupera ancora eh, Battista. Vatalaro, quando siamo giunti al ventitreesimo minuto di gioco, ancora un rinvio da parte di Bruni, sta, eh, si sta chiudendo molto, sia pur con ordine il Montepone e so, il, il Pianopoli, eh, sono due linee ben strette quelle della difesa e del centrocampo della squadra Lamettina, vediamo se il tocco per Domenico Vosci di Cannistra eh, non viene recepito dall'undici del Monte Paone per il bel intervento di eh, Ricitano che mette la palla in calcio d'angolo. Valendo la pressione della squadra di mister Pisano e vediamo come sarà battuto questo calcio d'angolo come di consuetudine assegnato a Mellace vediamo che si prepara a calciare sarà una parabola a rientrare in questo caso ecco sono otto i giocatori con i piedi all'interno dell'area di rigore, parte Mellace, il pallone però viene conquistato da Mazziotti ma solo per un attimo, ruba palla ancora a Bassi De Masi che per evitare eh, rischi di contropiede tira Direttamente in porta, ma non c'entra sicuramente l'obiettivo. Cosa dovrebbe fare Mister Pisano oltre a quello che già stanno facendo i suoi giocatori, Giuseppe? Ma obiettivamente la squadra in campo è messa bene, ogni calciatore sta facendo il suo, e serve maggiore cinicità, ecco, abbiamo, 4, 5, abbiamo avuto 4-5 occasioni in cui anche per fretta si è calciato male dagli ultimi metri, eh, bisogna essere più cinici per insaccare. Intanto Cabli preferisce servire Battista Vatalaro invece che Mazziotti, che funge anche pur avendo il numero 11 da centravanti eh, alla Inzaghi del Pianopoli. E la palla si spegne in rimessa laterale, affidata come di consueto a Ienco. Il tocco è per Marco Voci, tocco eh, no look che però favorisce ancora la difesa del Pianopoli. Riparte ancora Domenico Voci. Apertura eccezionale per Doria che sale sul motorino, evita eh, Marco, eh, Marco Vatalaro però alla fine quest'ultimo riesce a bloccarlo e la palla finisce in rimessa laterale comunque molto belli questi tocchi di prima intenzione che fanno capire come i giocatori del Montepone sappiano anche senza vederlo dove si trovano i loro compagni e intanto ancora Battista Vatalaro che conquista una rimessa laterale su un tocco impreciso di Domenico Voci e non si danno certo in velocità il pianopoli per effettuare questa rimessa ma sicuramente chi deve accelerare i tempi e cercare il gol è la squadra attualmente se Seconda in classifica del Montepone. Conidi eh, rinvia il pallone, ma supera la, la linea eh, che delimita appunto il campo. E sarà ancora eh, Marco Vatalaro a effettuare la rimessa guadagnando forse qualche metro in più e superando la metà campo del comunale del Frabotto Manis. la rimessa cerca di favorire Garieri anticipato da un ottimo intervento di Fiorentino, Doria per Procopio che parte in velocità cercando di bruciare Lucia che però con esperienza e col fisico copre il pallone e mette la palla in rimessa laterale. Eh, sicuramente il Montepaone sta accelerando però non vediamo mm, scricchioli particolari nella eh, cintura difensiva del Pianopoli che ordinatamente si sta difendendo. Il lancio è per Marco Voci, colpo di testa, sta per arrivare Procopio, ma viene fermato da Cabli, recupera ancora Garieri che cerca un compagno. Lo trova appunto in Cabli che di sinistro cerca di lanciare Mazziotti. Buono la, il posizionamento di Conidi che apre subito per Domenico Voci, per Procopio e Lucia gli fa sentire il sapore dei tacchetti. Intervenendo sulla caviglia, intervento doloroso ma non cattivo. Doloroso ma non cattivo e possiamo dire anche un fallo tecnico, uno di quei falli che si fanno quando c'è pericolo per, il proprio, per la propria porta. Ecco, Aveva una responsabilità e gli ha fatto sentire i tacchetti. Si fanno il calcio si fa è come quando durante Domenica Gol do un calcio a Fausto Varano, non cattivo ma doloroso. Quando li tu sono sempre dolorosi? Grazie, Fausto. Vediamo ora eh, chi batterà. Dovrebbe essere Cannistrà che si prepara, conta i passi alla Pianic. Probabilmente calcerà di destro con lo scarpino rosso che obiettivamente è intonato con l'insieme giallo-nero della divisa. Eh, barriera a 4 eh, posizionata da Mascaro. Siamo secolo, da quello che vediamo sul video a quasi 30 metri di distanza. Parte una fucilata, Cannistrà la mette dove non può arrivare. Mascaro, fucilata al vento. 27 minuto del primo tempo e Cannistrà col suo destro va poi ad abbracciare in panchina i compagni che gli avevano pronosticato probabilmente il gol. 27 minuti e circa 40 secondi e il Montepaone passa in vantaggio su una punizione bomba di Cannistra che non lascia scampo al pur bravo Mascaro e quindi il Montepaone apre la cassaforte del Pianopoli e si porta in vantaggio per 1-0 e quindi saranno necessari degli sviluppi anche tattici differenti per il, di questo, per il prosieguo di questa partita Fausto, un bel tiro, una punizione preparata e studiata in allenamento Sì, bellissimo il tiro di Cannistra. Credo che il portiere si sia fatto infilare un po' ingenuamente perché probabilmente non si aspettava che il giocatore del Montepone tirasse da così lontano e non era assolutamente preparato perché era nello specchio della porta e quindi poteva arrivarci. Giuseppe, se non vado errato, dal monitor erano 29 metri e 30 centimetri circa. Possiamo dire 30, 30 metri sicuramente, Cannistra è stato veramente un cecchino da altri tempi è riuscita ad insaccare con una vera e propria bomba che ha beffato il portiere potremmo dire una punizione alla Mikhailovic mentre il Pianopoli comunque continua a giocare ma il Montepaone come si suol dire ragiona come se si stesse ancora sullo 0-0 mentre ora che ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco vediamo il Real Montepaone in vantaggio sul Pianopoli per uno, una rete a 0 ed ecco che Stefano Leone che dialoga con Bassi De Masi e poi con Mellace che va a prendersi la palla in quella che un tempo era la zona di Pirlo e poi apre in maniera deliziosa verso uh, Fiorentino che a sua volta scodella verso Domenico Voci, buona l'uscita di Mascaro che chiama palla e recupera il tutto stimolando un po' uh, i suoi ad andare avanti e a riposizionarsi per poter uh, ancora gestire questa partita che li vede momentaneamente in svantaggio per una rete a zero. La palla si impenna, saltano Mazziotti e Mellace, quest'ultimo che colpisce di testa, ancora il colpo di testa di Gallo, di prima ci aveva provato Domenico Voci a innescare lo scatto di Marco Voci riparte intanto il Pianopoli con Carnovale che, ha, che è subito chiuso nella morsa difensiva eh, tocco tra Garieri e Mazziotti che parlano una lingua calcistica veramente da università, il cross di Garieri, alla fine il pallone rimbalza su Ienco e Cannistra recupera la sfera ma viene arpionato da un avversario cade per terra e l'arbitro eh, fischia la punizione in favore della squadra del Monte Paone. vediamo ora Cannistra che praticamente oggi ha licenza di uccidere da parte di mister Pisano che comunque lo troviamo sia in attacco che eh, in difesa sicuramente da tenere presente quando a fine partita Giuseppe Regneri ci indicherà quelli che sono eh, gli uomini migliori di questo match e ancora un dialogo tra Leone e Bassi De Masi recupera metri lancia poi in profondità eh, Ricitano anticipa Ienco che poi però commette fallo cercando di rubare la palla al valido esterno di destra basso del Pianopoli Luca Ricitano che conquista quindi un fallo e che permette probabilmente a Cabli di calciare, eh, di calciare in maniera da favorire lo scatto di Battista eh, Vatalaro che riceve palla, probabilmente così è la scarica verso Carnovale. Ancora defilato sulla sinistra, di fronte a Sedoria in prima battuta allarga per Bruni. Bruni alza la testa e tenta anche lui la fucilata. Un bel tiro che scavalca la trasversale della porta difesa eh, da Leone. E ora, se io fossi uno dei raccattapalle, direi all'arbitro: Venitela a prendere tu, questa palla che è arrivata quasi. A 30 metri dalla porta di, uh, di Leone, non è così chiaramente. E quindi, ora che siamo al 31 minuto e 26 secondi, si riprende con un calcio di rinvio dall'area piccola del portiere affidato a Stefano Leone. La palla viene spizzata da Ienco, recupera uh, Procopio, anticipato però uh, Cannistrà con Bruni che evita un avversario, ma viene chiuso subito. Ancora Mellace, ruba palla che finisce poi il rimbalzo a uh, Carne Carnovale. Che cerca di servire i cabli, non si capiscono i due. Marco Voci recupera, appoggia per Mellace, Mellace per Bassi de Masi, ancora Mellace. Dialogano i due, facendo però riposizionare l'intera squadra per quanto riguarda l'aspetto difensivo del Pianopoli. E ancora eh, il numero 7, Battista Vatalaro che. Uh, non uh, controlla e poi Cannistra che recupera la palla. Ma c'è un po' un batti e ribatti con ancora il Pianopoli che cerca di portarsi in avanti. Fallo commesso nei confronti di Battista Vatalaro da parte di Salvatore Procopio. E eh, noi vediamo che qui in Tribuna Stampa stanno parlando di calcio due esperti. Fausto, cosa, quando parlate così di calcio state dicendo qualcosa di importante, fatecene partecipi. No, veramente stavamo commentando la decisione del giudice sportivo per la partita di domenica scorsa a Valle e Giri Falco allora rimaniamo concentrati sul pezzo che siamo su Montepaone eh, Pianopoli, grazie comunque Fausto la palla arriva verso Marco Voci leggermente lunga, costringe il bomber del Montepaone a rincorrere la sfera, sovrapposizione di Ienco che cerca di portargli via l'avversario Marco Voci poi la mette in mezzo Procopio, tacco per a favorire eh, Doria ma la palla viene ribattuta ma è sempre preda di eh, Mellace e Bassi De Masi con Canistra che ha di fronte a sé eh, Vatalaro, si tratta di Battista poi ancora apertura precisa di uh, Mellace col colpo di testa all'indietro che favorisce Doria. Cioè, si accentra, mette la palla ancora un campanile che però vede l'intervento del numero 7 Battista Vatalaro. Continua l'attacco del Monte con Ienco. Il pallone ancora in aria colpisce Marco Vatalaro. Ancora si impenna la palla. Procopio uh, ragiona, apre per Domenico Voci che recupera l'altezza e la bandierina. Mette al centro, ma è Marco Vatalaro che gli impedisce il cross e cerca anche di ripartire, conquistandosi probabilmente fallo. Non è di questo avviso Eugenio Russo e quindi ci sarà soltanto una eh, rimessa laterale. Un bel Pianopoli, Giuseppe. Eh sì, è confermato le aspettative della vigilia, lo avevamo detto con, con, con chiarezza. Il Pianopoli non ha nulla da perdere, è venuto qui a Montepaone per fare la sua, la sua partita e anche se è sotto di misura, diciamo che non si sta scomponendo più di tanto anche perché c'è ancora oltre un'ora da giocare e quindi può succedere veramente di tutto. Il colpo di testa viene, eh, favorisce l'inserimento di Carnovale, chiuso però da Mellace e dal ritorno di Doria. Ancora uno scambio con Domenico Voce, poi Mellace, poi Domenico Voce e poi Mellace ancora. Dialogano nello stretto i due. Tocco per Bassi De Masi che riceve palla, supera la metà campo. Il lancio è per Procopio, apertura per Ienco. Qua stiamo assistendo a qualcosa di veramente interessante dal punto di vista di fraseggio. Cross di Ienco, colpo di testa di Doria, Mellace stoppa la palla, evita il ritorno di Gallo che si frappone, poi tenta il tiro murato da Vatalaro con Procopio che ancora allarga per Ienco. Ienco mette ancora la palla in mezzo, non la trattiene Mascaro, ancora Mellace, tiro e la palla finisce alta sulla traversa, però come direbbe Bruno Pizzul, tutto molto bello, un'azione significativa. Sì, c'è un bel fraseggio, il solito fraseggio che mister Pisano ci ha abituato ormai è consuetudine, a e consuetudine vederlo, due tiri uno, uno dietro l'altro e il Montepaone sta schiacciando, sta alzando veramente i volumi di gioco e il Pianopoli si sta difendendo cercando di chiudere gli spazi per cui è tutto possibile. E sicuramente il Montepone con la punizione di Cannistra è riuscito a ottenere un vantaggio importante quello che forse è mancato ieri alla Juventus con la SPAL perché Di Bala non ha segnato Cannistra sì, e questo è il motivo per cui ora il Montepone può gestire ancora con tranquillità la partita Cerca il numero Garieri ma la palla finisce in rimessa laterale con Ienco che si prepara a effettuare la rimessa contro Fallo secondo, secondo la valutazione eh, di, eh, di Russo e riparte ancora la, il Pianopoli con eh, Tocchio, tocco all'indietro eh, con un passaggio in favore di eh, Pisano che però è fuori campo e quindi la rimessa è a favore del Montepone. Ienco per eh, Procopio, ancora per Marco Voci, tocco per Procopio dialogano i due, Procopio ancora Marco Voci, chiusura di eh, Marco Vatalaro, Canistra che conquista palla, l'appoggia per Domenico Voci che non riesce a suggerire il passaggio per Doria e ancora Vatalaro che combatte, che combatte con Doria e poi è Vatalaro che impedisce la rimessa laterale, eh, il calcio d'angolo mettendo appunto la palla in eh, rimessa laterale. Sarà ancora il Montepaone con Fiorentino a effettuare al 36 minuto del primo tempo in vantaggio per 1-0 la rimessa con Cannistra che controlla la palla ma se la porta direttamente sul fondo come controlla a sua volta Marco Vatalaro scaricando poi la palla a Mascaro per il Rinvio dal vertice sinistro dell'area piccola del portiere Lametino. Sarà appunto Mascaro a calciare presumibilmente di destro per lanciare il più lontano possibile la sfera coiata, ma non troppo perché Domenico Voci tocca verso uh, Marco Voci, molto bravo Gallo, però è fermato dal pressing di Procopio, non riesce a uscire il Pianopoli con Cabli che cerca di evitare Cannistra che protegge la palla e permette poi a Mellace di intervenire. Mellace controlla, ragiona e poi tocca per Cannistra, doppio scambio uh, tra i due e poi Cannistra per Procopio. Cerca il numero Procopio ma viene, gli ruba la palla Lucia, riparte ancora Vatalaro, anzi si tratta di Ricitano, chiuso da Conidi con decisione ma senza fallo e ancora Cannistra che tocca per Procopio, il Manzukic del Montepaone cambia fronte per Fiorentino, Fiorentino appoggia per Conidi, Conidi supera la metà campo e poi da Mellace che è ancora a testa alta organizza il gioco scaricando a sua volta per Bassi De Masi con Stefano Leone libero a Praticamente a 30 metri dalla sua porta, che tocca anche lui il pallone. Il lancio a favorire eh, Doria viene intercettato da Cabli. E ora vediamo che Carnovale recupera ancora il pallone. Ha di fronte a sé due avversari e poi cerca un lancio in profondità per eh, Vatalaro. Si tratta di Battista Franco bollato da Ienco, è costretto a uscire dall'area di rigore. Ienco gli strappa il pallone, ma viene chiuso poi da Garieri. Si è, si è allungato eh, il pallone e poi commette fallo. Su Battista Vatalaro e c'è l'ammonizione per Cannistrà, un'ammonizione per proteste che nascono da un fallo che forse non c'era totalmente. Che ne dici Giuseppe? Ah, il fallo secondo me non c'era, non capisco il perché è stato ammonito Cannistrà. Sì, proteste, ma limitatamente a che cosa? Io non ho visto nessun fallo lì. Dai, avrà detto qualcosa al Russo che non abbiamo sentito in questo caso. E... Lo presumiamo, lo presumiamo, sì. E quando a russo i giocatori dicono qualcosa, la risposta è sicuramente un cartellino giallo. Si prepara a battere cabli, ma in caso di ammunizione deve attendere il fischio arbitrale. Non chiede la distanza, e quindi Domenico Voci rimane ancora in posizione. Ecco che ora l'ha chiesta, e il russo porta a 9 metri, e dal monitor di servizio mi sembrano 10 centimetri, Giuseppe, non 15, di distanza. A Domenico Voci. Eh, hai un occhio infallibile, Giorgio, lo dobbiamo dire più che altro il nostro monitor preziosissimo parte ora Cabli che appunto eh, vede quattro suoi giocatori all'interno dell'area marcatura a zona del Montepone parabola arcuata e mellace che ribatte, Carnovale che recupera anzi si tratta di Mazziotti che poi subisce probabilmente fallo ma da, da dove era Russo non avrebbe potuto mai vedere perché si trovava posizionato dietro tutti i giocatori probabilmente il fallo c'è ma Russo per vederlo avrebbe dovuto avere una telecamera sulla testa eh, sentiamo anche Fausto Varano che oggi è vivacissimo Fausto, fallo c'era ma Russo era lontano Russo era lontano e oltretutto era anche fuori aria quindi da questo punto di vista non ci sarebbero stati gli estremi per il calcio di rigore a me è sembrato che il, il fallo ci fosse come invece non c'era qui e poi è stata la punizione a, a Canistrano ed ecco che Bassi De Masi scambia ancora con Leone, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco della prima frazione, il risultato è sempre di 1-0 grazie alla rete su punizione di Cannistral, 27 ⁇ in favore del Montepaone. Il pallone finisce in rimessa laterale, Bassi De Masi lo affida a Ienco che lo tocca per eh, Mellace, eh, che finta il lancio prolungato però poi ci ripensa e scarica a sua volta sulla sinistra per Bassi De Masi. Bassi De Masi allarga verso Ienco ma c'è la chiusura di Rigi. E poi, eh, di Ricitano e poi di Gallo che eh, rinvia, ricordiamo ricordiamo che il numero 2 e il numero 3 del pianopoli sono tutti under eh, fuori quota eh, perché oggi ci sono delle assenze nel pianopoli ma sono due fuori quota che sicuramente si fanno valere Domenico Voci per Ienco, per Bassi De Massi, per Mellace un fraseggio costante, continuo e comunque quasi sempre di prima il tocco poi è a favorire Leone che di destro eh, innesca lo scatto di Fiorentino, superata la metà campo, si ferma Fiorentino appoggia per Mellace, tutto il Monte Paolo si riversa nella metà campo del pianopoli, lancio per Domenico Voci, anche lui giostra da un lato all'altro del campo, mette in mezzo il pallone. Marco Voci non ci arriva, franco bollato da Lucia e Mascaro fa sua la palla, accartocciandosi sulla sua sinistra all'altezza appunto dell della linea che delimita l'area piccola del portiere. Mascaro chiede ai suoi di salire e si prepara al rinvio il più avanti possibile. La palla questa volta supera la metà campo. Si impenna dove c'è Garieri che cerca lo stop, ma viene. Viene fermato in maniera eccessivamente rude da parte di Conidi e quindi si riprenderà con una punizione che permette a tutta la squadra del Pianopoli di salire guadagnando mezzi e guadagnando appunto posizioni per i suoi avanti. Abbiamo eh, Mazziotti, terminale offensivo, eh, Vatalaro e Carnovale larghi sulle fasce e Garieri che gira, eh, gira intorno a Mazziotti. Il pallone appunto viene chiamato però da eh, Leone che conquista la palla e dà tranquillità a tutto il reparto. Dicevamo che segnare al Montepaone, soprattutto segnare al Montepaone in casa, è un po' un'impresa perché i gol subiti in casa sono quattro nell'intero campionato. Sì, sì, il Montepaone in casa è coeso, una difesa arcigna, lo sappiamo bene. Non fa mai gol prima dei 15 minuti e oggi ha confermato anche le aspettative. <ride> in merito alla rottura dell'equilibrio. Carnistra ha fatto un grande gol, possiamo parlare di una prima frazione di gioco anche a senso unico, Giorgio, perché le vere occasioni di questa prima frazione di gioco sono state portate tutte dalla, dal Montepone, due tiri nello specchio della porta da parte del Pianopoli, ma non possiamo parlare di vere occasioni da gol e Ricordiamo che mentre il Montepaone insieme alla Vigor ha la migliore difesa del campionato, il Pianopoli con soli 25 gol subiti ha la quarta difesa del campionato. Diverso è poi il discorso se si pensa all'attacco. Quest'anno il Montepaone è sesto se non vado errato come eh, prolificità degli attacchi. Intanto Procopio per che la mette subito in mezzo dice di no Luca Ricitano. Su quella fascia i due numeri 3 si stanno dando battaglia, tutti e due giovani, tutti e due bravi, tutti e due veloci. 40 secondi e Mellace che si avvia a battere questo calcio d'angolo dalla bandierina con l'aiuto anche del raccattapalle che gli posiziona la sfera. Si prepara lo schema. Infatti, Mellace poi cede il compito a Domenico Voci. E vediamo se eh, qualcuno del Montepone colpirà di testo. Si farà lo schema con il movimento Voci. Fiorentino tocca la palla, evita il ritorno di Lucia, appoggia per Mellace. Bello lo schema. Procopio arpiona la palla. Si gira chiuso da un muro. I giocatori del pianoforte. E poi è Fiorentino che tira. Con Idi! E la palla finisce di un niente eh, fuori. Dopo che appunto da posizione defilata ma favorevole, Conidi ha scaricato il suo destro. E questa è una, di, è una di quelle occasioni che probabilmente avrebbero chiuso la partita e che gli allenatori dicono sono quelle importanti per appunto definire subito eh, situazioni e status all'interno della, eh, della partita stessa. Riparte Mascaro, siamo giunti intanto al 30 secondi dalla fine del primo tempo salvo recupero ancora Procopio che stoppa di petto. Evita il ritorno di Bruni, si accentra, mette in mezzo, ribatte ancora il muro difensivo del Pianopoli con Bruni e Cabli che cercano di reimpostare l'azione. Fiorentino conquista la sfera, chiaramente l'appoggia poi a Domenico Voci che vede partire Ienco e lo serve, ma non sulla corsa direttamente in posizione e il signor Russo dice che può bastare così, precisissimo 45 e 2 secondi. Finisce il primo tempo. Montepaone 1, rete di canistral 27 del primo tempo, pianopoli 0 e noi mentre andiamo a gustare a nostra volta un tè semicaldo diamo appuntamento ai nostri telespettatori subito dopo per il secondo tempo dopo l'intervallo Sentite telespettatori, di nuovo benvenuti per il secondo tempo della venticinquesima giornata del campionato di prima categoria Girone C che vede opposte la squadra di casa Real Montepaone e la squadra ospite il Pianopoli. La prima frazione di gioco si è conclusa sul risultato di 1-0 per il Montepaone con rete di Canistral ventisettesimo su calcio di punizione. Le squadre hanno chiaramente invertito il campo per cui il Monte Paone attaccherà da. A sinistra verso destra rispetto alla postazione qui della tribuna secondo anello tribuna stampa eh, mentre il pianopoli da destra verso sinistra il monte paone in maglia nera con inserti gialli il pianopoli in maglia bianca con inserti giallo blu e cogliamo l'occasione del mh, controllo da parte del signor russo di crotone della, uh, delle, varie delle varie reti appunto alle, alle due porte eh, dicevamo ripetiamo un attimo le formazioni dei 22 atleti in campo con il pianopoli che Schiera Mascaro, Gallo, Ricitano, Cabli, Ruscia, Marco Vatalaro, Battista Vatalaro, Bruni, Carnovale, Garieri e Mazziotti. Mentre il Monte Paone schiera. Leone, Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Bassi De Masi, Doria, Marco Voci, Salvatore Procopio, Cannistra e eh, Domenico Voci riparte in questo momento la partita con eh, il Montepaone e il Pianopoli che non hanno effettuato eh, sostituzioni però questa è una domanda che va fatta per regola a Giuseppe Ranieri, gli stessi giocatori in campo non mi sembra di vedere sostituzioni, sono tutti e 22 del primo tempo e quindi riparte ancora il fraseggio del Montepaone con Bassi De Masi e Mellace che sventaglia verso Fiorentino. Stop elegante come da marchio di fabbrica. Ancora Mellace che cerca di servire un compagno, ma Cabli si inserisce apre nei confronti di Garieri. Anche qui un ottimo stop. Torna come un fulmine. Ienco e va a coprire la posizione. Mentre l'appoggio è per Battista Vatalaro che riceve la palla, raddoppio della marcatura, è costretto a rientrare all'indietro appoggia per Ricitano, ancora la palla in mezzo, ribatte la difesa del Montepone, però è partito con un piglio aggressivo il Pianopoli con la palla che però viene scaricata all'indietro per Mascaro che si prepara appunto al rinvio. Il lancio viene intercettato Canistra riceve palla, la scambia con Ienco che probabilmente lo fa l'appoggia a Mellace, ancora un dialogo tra i due, Ienco e Mellace Bassi De Masi, ancora Ienco, si gioca nello stretto ma si gioca con precisione apertura per Conidi e Cambio di gioco ancora pilotato da Mellace che ora sposta tutto a destra. È partito Fiorentino. Mellace lo vede, riceve palla. Fiorentino ha di fronte a sé Marco Battista Vatalaro che cerca di bloccarlo. raddoppio la marcatura e la palla viene ribattuta. E ancora si impenna per favorire Carnovale. Carnovale rilancia verso Mazziotti. Controllo impreciso. Si inserisce Conidi e riparte ancora il Montepone con Conidi che cerca il tocco in profondità per Domenico Voci. Ha ancora un intervento. Senza fronzoli da parte del numero 4 Cabli e la palla finisce in rimessa laterale. Dicevamo Giuseppe un Montepaone che vince 1-0, ma queste sono partite dove bisogna arrivare a chiudere il risultato, non aspettare l'ultimo minuto con il minimo del vantaggio. Eh sì, lo avevamo detto prima, non basta l'1-0, il Pianopoli comunque è una squadra all'altezza della categoria e l'1-0 non ti dà nessuna tranquillità, il Montepone ha avuto anche la possibilità di legittimare il vantaggio ma è stata una carenza di cinicità, amministra bene il gioco e sottoporta però tentenna, tentenna un po' ed ecco che riprende il Montepone che ha chiuso il Pianopoli nella sua metà campo, ottimo, Fiorentino ci pensa però il numero 2 Gallo a ribattere la palla, si impenna Bruni, poi colpo di testa da parte di Doria, un po' di confusione il rilancio favorisce Mazziotti che parte insieme a Bassi De Masi che appoggia la palla indietro favorendo il tocco di Stefano Leone che con tranquillità dà la palla a sua volta a Conidi, affidata in banca a Mellasce che scarica per Bassi De Masi che trova poi Cannistra che gestisce tutto il centrocampo spostandosi da lato destro a lato sinistro e Ienco che si accentra mette in mezzo il pallone e gol! Marco Voci sul delicatissimo tocco di Ienco senza colpo ferire Marco Voci di sinistro brucia in uscita Mascaro quando siamo giunti per l'esattezza al vediamo un attimo perché il nostro cronometro non ci dà un riscontro immediato al terzo minuto di gioco il Montepaone segna e questo è un gol importante da parte di Marco Voci un gol che lo porta se non andiamo errati a 15 reti stagionali un gol che comunque permette al Montepaone di poter gestire ora la partita con maggior tranquillità Marco Voci sul suggerimento di Ienco tiro Imparabile quindi incolpevole lo stesso Mascaro e il Montepaone che vince per 2-0 nei confronti del Pianopoli e Conidi intanto che anticipa Carnovale con Fiorentino che però poi si fa rubare la palla. Carnovale scodella al centro, esce con sicurezza Stefano Leone e fa subito, fa subito ripartire eh, Marco Vosci che tocca per Domenico Voci, bassi dei massi, domenico voci ancora bassi dei massi, il gioco non cambia indipendentemente dal risultato. Fraseggio manovrato per trovare poi gli spazi migliori per poter incidere. Ancora Mellace che eh, si avvicina alla metà campo, di esterno serve, serve Fiorentino, riceve a sua volta l'esterno del Montepaone, è un fraseggio fitto che vede Conidi partecipare e Mellace poi sventagliare con precisione, non moltissima, nei confronti di eh, Ienco. La palla si impenna, Bassi De Masi, ancora Ienco che combatte con Ricitano, serve Bassi De Masi che si produce uno scatto che lo porta sul fondo. Mette in mezzo chiude Gallo il colpo di testa però favorisce ancora l'intervento di Jenko che cerca di evitare Battista Vatalaro e la palla finisce in rimessa laterale e quindi la rimessa laterale per Procopio che cerca di girarsi ha di fronte a sé vari giocatori. Il rimbalzo favorisce ancora Ricitano e il rinvio poi eh, finisce direttamente eh, sul fondo. Giuseppe, i tifosi qui al secondo anello, ma anche quelli del primo hanno tirato un sospiro di sollievo 2-0 si sta sufficientemente tranquilli. Eh sì, il 2-0 dà più tranquillità. Il Montepone ha comunque ampiamente meritato questo risultato eh, secco. e è chiaro che serviva a dare tranquillità perché i tre punti oggi sono, sono importanti, danno spesso, danno tanto, anche dal, dal piano psicologico in vista della, della fine di, di questo campionato. È una gara che comunque non bisogna prendere troppo alla leggera. Il Montepone sta amministrando bene al centro con un buon fraseggio e si proietta dalle parti del, del portiere ospite in maniera eh, corposa. Ecco che batterà la punizione dopo il fischio di Russo Mellace parabola arcuata, arriva al centro e Gallo che rimbatte, poi Lucia perfeziona il rinvio che però finisce ancora sui piedi di Mellace. Sventagliata a favorire lo scatto. Se lo andiamo errati di Doria. Che protegge la palla, si appoggia su Yenko spostato a destra, ruba però il pallone Carnovale e poi c'è il rinvio di eh, Marco Vatalaro che però finisce nelle grinfie della difesa del Montepone con tocco all'indietro di testa, quindi senza. Commette su infrazione da parte di Bassi De Masi a favorire eh, Stefano Leone e ancora Mellace, chiaramente Mazziotti e Garieri sono un po' isolati in avanti anche nel portare il pressing possono avere delle evidenti eh, difficoltà. Attenzione perché c'è stato un attimo di esitazione, stava arrivando Bruni come un falco, ma eh, Stefano Leone ha ribattuto con eh, sicurezza. Apertura per Cabli che fa alzare la, eh, la parabola verso Mazziotti, controlla Bassi De Masi e accompagna la palla in uh, rimessa laterale eravamo rimasti poco fa con Nicolas o Nicolò? Nicolò e, eh, tu avevi detto 1-0, siamo già 2-0, però vedo un sorriso contento. Sì. E il tuo compagno tu anche giochi a pallone? Sì. E mangi patatine, lo sai che il mister non vuole? No. Come ti chiami? Giovanni. Pre pronostico a questo punto? Come finisce? 3-0 grazie Giovanni non mangiamo patatine perché manteniamo la linea ed ecco ancora che riparte il Pianopoli con il numero 7 Vatalaro, si tratta di Battista che si accentra, scarica su Cabli Cabli scambia con Bruni ma viene chiuso e da notare questo continuo eh, intervento dei giocatori del Montepaone che fanno delle marcature preventive che portano poi a raddoppi abbastanza facili, ancora un dialogo Bassi De Massi, eh, Ienco eh, Fausto, marcature preventive e quindi ti trovi a dover ad avere due compagni a cui servire la palla, questo è importante. E beh certo fare in modo tale che ogni giocatore possa aprirsi da una parte o dall'altra, quindi doppia opzione per il giocatore che porta la palla e questo è un vantaggio ed è uno svantaggio per la squadra avversaria che non sa dove coprire. Intanto mister Scerbo provvede a una sostituzione, entra il numero 17 eh, Salerno, vediamo chi sarà ad uscire se riusciamo a leggere il numero di maglia, ci siamo riusciti Giuseppe? No no assolutamente, Cablé, eh, Cablé. Cabli, il numero 4 ci segnalano perché questa è televisione interattiva e quindi ringraziamo i tifosi che ce l'hanno eh, segnalato, quindi quando siamo giunti all'ottavo minuto è uscito Cabli eh, che nel palmare dei marcatori ha fatto eh, 4 reti in campionato per il Pianopoli ed è entrato il numero 17 Salerno presumibilmente con maggiori propensioni all'attacco e ancora Stefano Leone che tocca per Mellace quando la palla scotta eh, la, si, la si appoggia a Mellace e ancora Leone, però colpisce, anzi svirgola di testa Carnovale, parte Domenico Voci, alza per Marco Voci, sospetto fuorigioco e a questo punto ci affidiamo a Giuseppe Ranieri, hai visto sia il campo sia il monitor di servizio. C'era cioè, il fuorigioco, era netto, Marco Voci è partito prima del lancio, era l'ultimo verso, verso il portiere, quindi l'arbitro ha visto bene. Da quello che vedo sul video era proprio la punta estrema della scarpa e scarpino destro che era in fuorigioco, oltre la linea blu che appunto delimita eh, nel nostro eh, monitor eh, la posizione di offside. È Salerno che cerca di rinviare, recupera però Salvatore Procopio. Ancora un'imbucata per Domenico Voci che sta per tirare, ma viene chiuso prima da, da Vatalaro e poi da Gallo e alla fine commette anche fallo. Mentre intanto Mister Pisano ha mandato a riscaldare tutta la panchina. Eh, Intera. Fausto, secondo te per tenerli sulla corda o per cambiare schema? Sì, credo che faccia in maniera tale che restino sempre concentrati perché giustamente non vuole che su 2-0 prendere un gol significherebbe poi magari eh, rischiare verso la fine. Fa bene, mister Pisano, a tenere i giocatori pronti. È un po' lo stesso schema di Fausto che oggi è venuto qui in tribuna stampa, così se sbagliavo qualcosa durante la telecronaca subito eh, la, eh, la società che gestisce S1 TV ci sostituiva. E intanto ricordiamo anche un altro dato: il Pianopoli dei 38 punti acquisiti ne ha fatti 27 in casa e 11 eh, fuori casa. Quindi significa che è una squadra eh, che fa del suo campo eh, comunale, il Comunale Catania, appunto, un po' un fortino. Mentre invece il Monte Paone al momento eh, ha una media gol di 1,8 a partita ha segnato 42 gol e ne ha subiti soltanto 12. Il rilancio intanto vede favorito per eh, Bassi De Masi che ragiona e tocca per Cannistrà. Cannistrà di esterno delicato e delizioso verso eh, Domenico Voci chiuso però da, Battista, da Marco Vatalaro con l'uscita poi di eh, Mascaro che appunto va a coprire eventuali rischi del suo, per il suo compagno in porta. Eh, il tocco ancora viene intercettato però da Marco Voci che caracolla all'altezza del centrocampo. Il tocco a sua volta di Procopio per Fiorentino. Fiorentino aspetta Mellace che controlla la palla e poi tocca per Procopio. Detta il passaggio Doria che entra in aria, esce alla disperata ma con efficacia. Mascaro che poi si arrabbia con i suoi compagni che sono un po' cascati nei movimenti del Montepaone che hanno liberato Doria solo davanti al portiere. Sia pur in eh, posizioni defilate ero rimasto con la curiosità di chiedere a Maurizio Vatrano. A questo punto, nel campionato, quale giocatore del Montepone ha toccato più palloni. Eh, sicuramente, chi ha fatto più presenze, anche se in genere la nostra squadra? Eh, Gioca con, con, con quegli uomini che conosciamo tutti, penso sia Mellace. Sicuramente sarà Mellace. Eh, sì. Più lui che, con i di, che i centrali, perché comunque in difesa spesso, eh, tra virgolette, arrivano poche, poche, pochi palloni. Perfetto e comunque un numero di palloni giocati sarà anche da parte di Gianmarco Lombardo che partecipa sempre alla manovra. Riprendiamo appunto con questa rimessa laterale da parte di Fiorentino, la palla finisce a Doria, il cross però vede Ricitano coprire bene la traiettoria ed evitare l'intervento di Marco Voce e prepararsi poi un rinvio che però finisce direttamente in rimessa, in rimessa laterale e quando stiamo, stiamo entrando nel tredicesimo minuto di gioco il risultato è di 2 a 0 per il Monte Paolo reti nel primo tempo di Cannistra e nel secondo di Marco Voci. A questo punto urge anche un approfondimento tecnico, possiamo chiedere a Giuseppe Ranieri come mai durante la partita fuma la sigaretta elettronica e nell'intervallo quella naturale. Questa è una bella domanda, bella davvero e interesserà molto i telespettatori. Vabbè, la sigaretta elettronica mi rilassa, quella quella naturale, diciamo, come dici tu, <ride> mi tiene a galla. Interrompiamo qua la specie perché potrebbe creare poi dei dissidi in famiglia. Intanto Salerno protegge il pallone, raddoppio con Procopio che ruba palla, la protegge di fisico, la scarica su Fiorentino. Dialogo con Domenico Voci. Si inserisce però Battista, anzi Marco Vatalaro, rinvia in zona Carnovale. Carnovale per Vatalaro il rinvio ancora a favorire Mazziotti che però viene scavalcato dal rimbalzo della sfera ed è ancora Marco Voci, Cannistra che cerca di servire in profondità lo scatto di Doria, dicevamo il Cristiano Ronaldo del Montepaone mette in mezzo, ribattuta la palla e ancora attenzione perché Bruni ha un'incertezza, Cannistra ruba palla, arrivano in due Cannistra, miracolo di Mascaro, c'è un po' di confusione, ancora Cannistra tiro e la palla finisce fuori, questa volta la voglia di Cannistra di conquistare palla ha trascinato un po' tutti, confusione nella difesa del Pianopoli, niente di fatto però azione emozionante quando siamo al quattordicesimo minuto del secondo tempo con il Monte Paone che si stava infilando nelle trame difensive della squadra ospite del Pianopoli. E ancora Mascaro che calcerà cercando di rinviare eh, questo pallone mentre si dispongono tutti i giocatori, li vediamo raggruppati in un fazzoletto di terreno, saranno sì e no 35 metri. Carnovale porta a spasso il pallone, si appoggia su Gari. Che riceve palla la restituisce a Carnovale che se ne va in velocità, supera un avversario ma non il secondo. E Mellace che controlla ancora. Appoggio per Cannistra di nuovo Mellace, poi con Idi, poi Mellace, poi con Idi eh, riparte il Monte Paone con eh, Cannistra che poi eh, lascia la sfera a Bassi de Masi. Tocco per Marco Voci. Elegante il tacco per Procopio che viene subito. Franco Bollato riesce a passare a Mellace Doria, lascia per lo scatto di Fiorentino con intervento del numero 6 Battista Marco Vatalaro e la palla finisce sul fondo però stiamo incominciando ad assistere a un po' d'accademia anche se ci sarà Sicuramente un'altra sostituzione sta per entrare De Fazio, vediamo chi sarà il giocatore sostituito, si tratta se non andiamo errati di Garieri a questo punto, ora verificheremo però De Fazio che entra al posto di Garieri, vediamo se anche lui si gira o ci eluderà la nostra marcatura. Quindi entra De Fazio, vediamo... Sì, si tratta appunto di Garieri. Lo riconosciamo dalle scarpe verdi. È l'attaccante che va addirittura a salutare i giocatori del Monte Paone in panchina. E quindi, seconda sostituzione per il Pianopoli. Quando siamo giunti al sedicesimo minuto di gioco, parte eh, Mascaro. La palla si impenna, la colpisce di testa Cannistra recupera Marco Voci, Procopio, Domenico Voci. Apertura per Marco Voci che evita Mascaro. Mette in mezzo e come un gatto, però, Mascaro alla realizzazione. Attività per mettere in calcio d'angolo impedendo a Marco Voci di scodellare al centro dove c'era Salvatore Procopio per eh, ribadire con un tappin il pallone in rete. Quindi Mascaro veramente sta comunque difendendo la propria porta con grande orgoglio e vediamo ora che ci si prepara al calcio d'angolo. Sarà presumibilmente Domenico Voci a calciare eh, parecchi giocatori, sono cinque giocatori in aria, la palla scivola via e poi Carnovale rilancia per Mazioni. Che è rimasto solo sul fronte d'attacco con Ienco. Che con decisione ma senza fallo blocca con grande personalità eh, Mazziotti. E riparte ancora il Pianopoli bloccato con Canidi che, eh, Conidi che rimane eh, in avanti anche se arretra e poi preferisce appoggiare il pallone sui piedi di Mellace. Mellace per Bassi De Masi si riposiziona il Montepaone e ancora Mellace che all'altezza del cerchio di centrocampo scambia ancora con Bassi De Masi mentre sono già cioè i movimenti e i contromovimenti degli attaccanti del Montepaone. Effettivamente una partita piacevole, Giuseppe, al di là del risultato. Sì, al di là del risultato stiamo assistendo comunque ad una partita di calcio. C'è da dire che dopo il 2-0 il Pianopoli sembra aver tirato indietro, indietro le marce, non sta spingendo più a dovere. E il Montepone di questo ne ha fatto ormai una, una consuetudine, quella di pungere in continu continuamente ed è probabile anche che possa arrivare la terza rete da quello che si vede adesso come diceva Cassius Clay vola come una farfalla, pungi come un'ape e questo sta facendo un po' il Montepone mentre intanto il signor Russo interrompe il gioco perché ha visto un fallo su eh, Carnovale e quindi si riprenderà con una punizione al ridosso della linea di metà campo zona offensiva del Pianopoli si prepara appunto a battere si tratta di Bruni il numero 8 che scodellerà in avanti vediamo la palla che arriva nella zona però dove c'è Conidi Rinvio impreciso e favorisce Marco Vatalaro che preferisce però che la palla esca fuori per effettuare poi la rimessa con le mani. Scambio con un compagno, riceve il numero 17 Salerno ancora per Vatalaro, ruba palla Domenico Voci, Salerno protegge ancora la sfera e si riprenderà con una rimessa laterale in favore della squadra ospite con Marco Vatalaro che tocca per carnovale che però non riesce a controllare lo anticipa uh, Ienco e la palla finisce ancora in rimessa laterale Fausto abbiamo di fronte a noi una mezz'oretta scarsa cosa pensi che possa succedere o cosa potrebbe fare mister Pisano? Beh io credo che possa succedere poco anche perché il pianopoli mi sembra calato vistosamente nel secondo tempo e per il Montepone si prospetta la possibilità di segnare ulteriormente quindi eh, il Pianopoli probabilmente cercherà di gestire questo svantaggio senza però rinunciare a qualche fase offensiva. Il colpo di testa ancora con Domenico Voci che rinvia decisissimo l'intervento di Lucia su Procopio. Probabilmente si fa anche male il difensore del Pianopoli. Si fa un po' male alla testa anche Procopio. Uno scontro di gioco eh, non cattivo ma certamente doloroso per entrambi. Troppo entusiasmo in Lucia. No, no, sicuramente nessuna cattiveria da parte di Lucia, ma il contrasto tra Procopio e Lucia c'è stato, è stato abbastanza... ecco vedi chiamano anche i sanitari per cui si è fatto male. Penso che l'intervento scomposto l'abbia danneggiato all'altezza del braccio destro ma è che intervengono i sanitari qui di Soccorso e quindi può stare sicuramente in ottime mani. Eh, ci dispiace perché fino a questo momento Lucia è stato importante per quanto riguarda l'assetto difensivo della squadra del uh, Pianopoli. E vediamo appunto che gli vengono prestati i giusti soccorsi in una partita che vede due squadre che comunque... Probabilmente per quanto riguarda il Pianopoli a giudicare la classifica non dovrebbe avere più nulla da chiedere, né in fase di preoccupazione dei playout né per quanto riguarda i playoff, mentre il Montepaone effettivamente sta lottando per scalzare dal primo posto il San Calogero. Fausto, in questa chiave, nel pareggio della scorsa settimana 2 a 2 a mammola del Montepaone è stato un passo indietro o un passo importante verso la vittoria del campionato? Beh, diciamo che per come si era messa la partita con il doppio vantaggio, due volte in vantaggio il Monte poteva essere un ulteriore passo avanti perché eventualmente domenica prossima dovesse vincere a Bevongi la partita di recupero, addirittura andrebbe primo assoluto in classifica. Adesso potrebbe soltanto affiancarlo e quindi vedere quello che succede da qui alla fine del campionato, si prespetta addirittura uno spareggio finale in questo campionato spareggio che sarebbe sicuramente entusiasmante, mentre un applauso va anche a Lucia che esce dolorante, ma probabilmente potrà continuare a giocare. Vediamo ora se era il braccio e se era la parte destra della coscia. Comunque si sta riprendendo. Batte eh, Conidi che allunga per Bassi de Massi che riceve palla, la scambia con Cannistra, riceve il tocco di ritorno e alza la testa per poter vedere dove si posiziona Mellace. Chiede palla a Fiorentino, sta per partire, non viene considerato Eccolo che ora con Idi gli passa il pallone Non sulla corsa ma come dicevamo prima Sulla posizione e la palla Ritorna poi a uh, Mellace Mellace allarga per Bassi De Masi Mazziotti cerca di disturbarlo Ma Bassi De Masi guadagna i metri per liberarsi E per gestire il pallone La maniera migliore. Ienco se ne va In bello stile. Alla fine quel Luca Ricitano che sicuramente sta lottando Da Leone che lo blocca Ma uh, interviene con Idi Che impedisce che la palla finisca A Mazziotti. Intanto uh, si inserisce di testa Marco Vatalaro, ruba palla Doria e poi tenta il tiro in corsa, però a quel punto l'arbitro fischia una punizione. Certo, se l'arbitro avesse fischiato mentre Doria metteva la palla in rete, era un modo per iniziare a litigare. No, vabbè, sicuramente, però l'arbitro ha fischiato prima, Doria ha calciato dopo, per cui non si pone questo problema. Intanto rientra Lucia e quindi anche fisicamente sta a posto il centrale difensivo del Pianopoli con Bruni che l'aveva momentaneamente sostituito nello scacchiere appunto di mister Scerbo e ancora Mellace, Domenico Voci, apertura per Fiorentino che continua a macinare chilometri e a toccare relativamente al movimento che svolge meno palloni di quanti potrebbe però il suo compito è quello duro da esterno, è un lavoro duro ma qualcuno deve pur farlo. Mellace per Domenico Voci, ecco che parte Doria, Domenico Voci lo serve, in velocità Doria si porta all'altezza dei 16 metri, defilato sulla destra, si accentra, entra in aria, Doria, Caracolla tenta il tiro e poi con un colpo da calcio a 5 cerca di mettere la palla sui piedi di Procopio, non ci riesce ma conquista un calcio d'angolo, Doria come Douglas Costa. Beh, Douglas Costa avrebbe sicuramente appoggiato la sfera molto prima. Ha fatto bene ad accentrarsi, ma ha, ha tardato poi ad appoggiare la sfera su Procopio e comunque si riprenderà con questo calcio d'angolo c'è anche Bassi De Masi che ricordiamo per l'importante potenzialità in elevazione ma il tocco è basso per Voci che cerca di suggerire per Mellace in questo caso si chiude la difesa del, uh, del Pianopoli ed impedisce questo fraseggio elaborato ma significativo da parte dei due attaccanti dei due giocatori del uh, Montepaone abbiamo visto anche Scaldarsi Pirritano che è l'unico che mister Pisano ha richiamato Uh, dalla zona dove sta riscaldando la panchina del Montepaone, ma noi intanto notiamo anche uh, che Lucia, nonostante il nostro in bocca al lupo, e questo ci dispiace, uh, non ce la fa e quindi esce Lucia e presumibilmente dovrebbe entrare Fiorentino, uh, che per non confonderlo con, con i giocatori del uh, Montepaone, sarebbe Niccolò Fiorentino che entra al posto di Lucia, che appunto lascia il campo dopo l'infortunio subito in precedenza c'è il russo che appunto chiede a Fiorentino di entrare mentre Lucia abbandona il campo rimane dietro la porta di Mascaro. A questo punto penso scenda ulteriormente l'età media con l'ingresso di Fiorentino del Pianopoli che sicuramente quando siamo al 25 ⁇ minuto di gioco qui al frabotto Mannis di Montepaone trovandosi sul 2-0 quindi svantaggio cercherà di contenere quella che potrebbe diventare una sconfitta. Fiorentino protegge il pallone, appoggia per Gallo, il rilancio è per Carnovale che controlla di petto, cerca il lancio per Mazziotti però viene risucchiato dal ritorno prorompente di Ienco e ancora un passaggio che favorisce Doria, questa volta centrato, apertura nei confronti di Fiorentino, si tratta di Francesco, il giocatore del Montepaone. Marco Voci si riporta al centro, lascia il pallone a Mellace che alza la testa, vede Fiorentino, lo inbecca eh, con precisione, ma è Vatalaro, Marco che blocca ogni velleità di scatto di Fiorentino e impedisce al pallone di raggiungerlo. Sono Pirritano e Nania i giocatori che si stanno riscaldando più degli altri nel Montepone, mentre Mellace mette in mezzo un pallone non ci arriva per una questione di centimetri Marco Voci ha visto il fuorigioco russo? Sì, sì, sì 2-3 sì. porta qua quindi eh, segnaliamo che era in fuorigioco, quindi se anche fosse riuscito in elevazione a raggiungere il pallone Marco Voci non avrebbe potuto ottenere nessun risultato. Parte ancora Bruni che è arretrato dopo l'uscita di Lucia. Il colpo di testa di Conidi però vede intervenire eh, Salerno che protegge il pallone, lo riceve ancora, si eh, divincola ma viene accerchiato dai giocatori del Montepone con Procopio che lotta con la baionetta. Alla fine gli viene tolta il pallone. Da Battista Vatalaro tocco in velocità per De Fazio. Ancora Battista Vatalaro che cerca un compagno, lo trova in Carnovale, riceve palla. Quest'ultimo si ferma e non riesce però a far filtrare il pallone. Che però torna tra i suoi piedi, appoggia a sua volta per De Fazio. De Fazio pettina nel pallone, ma viene bloccato da Mellace che gli pette la palla in rimessa laterale. Ed è alle viste al 27 minuto di gioco l'entrata del primo giocatore in sostituzione del Monte. Paone. Si tratta di Pirritano Gol e vediamo che ad uscire è il Manzukic del Montepaone eh, Procopio, Salvatore Procopio quindi due arieti che si danno il cambio, tutte e due importantissimi negli schemi di gioco del eh, Montepaone quindi al 27esimo esce Salvatore Procopio ed entra eh, Pirritano, sarà a battere la rimessa laterale Marco Vatalaro che si prepara e poi tocca per Salerno che riceve palla cerca il cross, mette in mezzo il pallone Carnovale, svirgolano un po' tutti, Fa su il pallone Stefano Leone e recupera, dando poi, indovinate un po' chi, a Mellasce che scambia con Canistra e riparte. A questo punto Pirritano è uno di quelli che anche sul 15 a 0 non molla, cerca sempre il gol. Ma Pirritano cerca sempre la carica, noi lo sappiamo, e, vedi si sta già centrando, è un calciatore che è tutta grinta e potenza, ecco, ha provato anche il tiro appena entrato, per cui non, no, non ci dice nulla di nuovo. Era Domenico Voci che ha messo in mezzo il pallone, ha aperto troppo il piatto sinistro pirritano, non riuscendo a dare il giusto impatto al pallone. Appunto col piede sinistro. La palla, intanto, è finita in rimessa laterale. Ci sembra che vada più veloce Russo di Fiorentino, poi quest'ultimo accelera proprio per non farsi eh, smenti, per smentirci e per non farsi superare in velocità dall'arbitro di Crotone. Sarà Fiorentino a effettuare questa rimessa al 29 minuto di gioco, 2-0 per il Montepone, scambio con Domenico Voci palla al centro e ci mette una pezza all'ultimo momento un giocatore del Pianopoli evitando l'impatto di testa. Si trattava di Gallo che sta reggendo un po' le sorti della difesa dopo l'uscita di Lucia. Ancora un pallone con Gallo che sale al piano di sopra per deviare il pallone di testa e mettere la sfera in calcio d'angolo. Con un'altra sostituzione si tratta di Nania che sta per entrare. Cominciano le rotazioni, una sorta di turnover anche se nel Monte Paone sono tutti. Tutti uh, sicuramente uh, titolari e quindi vediamo che esce il Millenians uh, Rocco Ienco. E entra Nania, andiamo a verificare i sui nostri appunti. Uh, Nania, giocatore del 93, da quello che dice a Distinta, e quindi è uscito Ienco ed è entrato Nania alle, uh, alle soglie del trentesimo minuto del secondo tempo. Parte la parabola di Domenico Voci, Russo, però, dice che vuole decidere lui quando si comincia o meno a giocare e quindi fa ripetere questo calcio d'angolo da parte del Montepaone, ancora Domenico Vosci che scambia con Marco Vosci per Russo non va bene, vuole dire cominciamo quando lo dico io e quindi personalità dell'arbitro e terza ripetizione del calcio d'angolo. Vediamo ora come, eh, come cambia lo schema. Parte ancora Domenico Vosci, esce fuori eh, Vatalaro, recupera eh, Doria, viene fermato però da eh, Ricitano e parte ancora Vatalaro. Si tratta di Battista che apre poi nel, in zona Mazziotti, intervento abbastanza. Deciso da parte di Nania, giusta la segnalazione del fallo e si riprenderà con una punizione in favore del Pianopoli. Giuseppe, tu come la vedi la lotta al vertice spareggio come diceva Fausto o Montepaone sul filo di lana che brucia il San Calogero? Beh dipenderà tutto dal recupero con il Bivongi. È un, uno spareggio è ipotizzabile, perché se il montepaone dovesse avere la meglio a Bivongi è ipotizzabile. Che il San Calogero fino alla fine possa recuperare anche un punto. Eh. E intanto riparte ancora Nania che scambia con Cannistrà che poi si affida alla tranquilla organizzazione di Mellace. Apertura ancora per Fiorentino, si trovano ormai alla cieca. Ruba palla però De Fazio, ma Fiorentino non ci sta, recupera a sua volta e appoggia di nuovo per Mellace. Mellace alza la testa, vede Cannistrà, lo serve. Cannistrà ancora ragiona e restituisce la parte a Mellace. Si incrociano i due. Apertura e cambio di fronte nei confronti di Bassi De Masi, tocco per. Spiritano che è uscito dall'area di rigore scambia con Domenico Voci, buono l'intervento di Luca Ricitano e la palla finisce in out. Ricordiamo che i prossimi impegni vedranno il Montepaone in trasferta a Stignano, in casa con il Chiaravalle, in trasferta poi a Monasterace, poi il Badolato, ultima partita in casa e ultima di campionato regular season a Mileto. Quindi un cammino che potrebbe essere più o meno agevole a seconda dei comportamenti di queste squadre e delle loro esigenze di classifica. Recupera intanto ancora Nicola Fiorentino eh, che tocca a Salerno e poi a Gallo che cerca di uscire fuori ma mette un po' in difficoltà per un eh, passaggio forse troppo forte. Ricitano e poi Gallo che ancora eh, rinvia. Ed è eh, Bassi De Masi che restituisce la palla a Cannistra Montepaone in pianta stabile nella metà campo del Pianopoli. Con Nania che alza la testa, vede Doria che eh, lascia scorrere il pallone per Conidi, ancora per Cannistra e poi Domenico Voci che apre molto bene per Marco Voci, mascaro chiama palla e dice: Qui ci penso io. Giuseppe, vedendo queste partite, Stignano, Chiaravalle, Monasterace, Badolato e Mileto, quanti punti potrebbe fare il Monte Paone? Beh, sono tutte partite alla portata, alla portata del Monte Paone, potrebbe provare a, fare, a capitalizzarle anche tutte. Non è, non è un'impresa impossibile perché. Le sfide grosse le ha già fatte, Giorgio. Ed ecco, Domenico Voci mette in mezzo, chiude tutto eh, Mascaro. E a questo punto chiediamo a Fausto, che conosce i calendari di tutte le serie e di tutti i gironi a memoria, secondo te, Stignano, Chiaravalle, Monasterace, Badolato e Mileto, quanti punti potrà fare il Monte Paolo? Il Montepone adesso dovrebbe avere un, un calendario abbastanza abbordabile, diciamo, come si dice sulla carta, anche perché, come, come ripetiamo sempre, le partite poi bisogna giocarle. E, e quindi, ripeto, io presumo, credo addirittura, che si vada verso uno spareggio. A meno che ovviamente poi gli incontri con le squadre che devono lottare per non retrocedere, per non avere la, la zona play out non portino a qualche sorpresa. Si sa, per esempio Spalla Juventus l'abbiamo visto ieri sera. Paparazzo e Marcellino per Voci e Cannistra con l'ingresso di Barberio al posto di uh, uh, Carnovale se non andiamo errati e quindi si muovono un po' tutte le panchine. Uh, standing ovation per il bomber Marco Voci ma anche per Cannistra uh, Mister Pisaro ha tolto entrambi i marcatori facendo entrare però due giocatori di spessore come appunto uh, Marcellino e se non abbiamo visto male anche Paparazzo si tratta di Antonio Paparazzo, classe. 89, eh, un altro giocatore importante per questa stagione del Montepone. Pirritano tocca per Marcellino che entra in aria. Bello il recupero di Battista Vatalaro che da solo insomma, sta reggendo un po' le sorti su quel eh, settore destro del campo della sua, della sua, della sua squadra. Sarà appunto Paparazzo, paparazzo dell'89, sì, ci stavamo chiedendo in tribuna il più esperto che calcerà eh, questo calcio da appunto dal, per il Montepaone scambia con Marcellino ma recupera ancora Ric, eh, Ricitano e poi Fiorentino che cerca di lanciare però in una zona dove ancora Mellace a conquistare palla scambiale con Paparazzo poi Mellace poi ancora il Montepaone con Paparazzo e ancora Mellace che allarga verso Fiorentino che riceve palla all'altezza del centrocampo Bassi De Masi che ora si è spostato a destra incrociandosi con Conidi, quindi un diverso assetto da parte del Montepaone, uh, Pirritano, Paparazzo, palla in mezzo, uh, la palla rimbalza, Doria si gira e riesce a, lo stesso a impattare bene col pallone ma mette fuori, uh, era in una posizione dove girandosi si è portato fuori dalla zona che inquadrava lo specchio e la porta anche se Mascaro ci è sembrato ben uh, posizionato. Probabilmente però l'arbitro ha fischiato il fuorigioco vista la posizione da cui Bruni fa ripartire l'azione con il calcio di punizione. Colpo di testa ancora a favore di Marcellino, Marcellino e Paparazzo eh, lanciato sulla corsa ma fa ancora buona guardia eh, Ricitano che sicuramente come velocità e come baricentro basso, visto anche il fisico, eh, diventa un giocatore importante. Tocco ancora per Domenico Voci e l'altro Vatalaro Marco che chiude. Ancora anche questa opportunità. Riparte ancora il Pianopoli, Maidomo è comunque sempre ordinato. Scambio con Ricitano, appoggio e apertura verso Salerno che cerca di controllare il pallone, ma viene chiuso in un tunnel da parte dei giocatori del Montepone. Ancora Bruni che decide il lancio a favorire De Fazio, ma la chiusura è di Fiorentino con Mellace che alla fine affida il pallone a Stefano Leone. Giuseppe siamo giunti al 36 minuto di gioco. È il momento di indicare quei i due giocatori per squadra che ritieni da segnalare. Per gli ospiti Mascaro e Lucia, senza ombra di dubbio. Per il Montepone, Ienco e, e Cannistra. Ienco Cannistra, Mascaro e Lucia dice eh, Giuseppe Ranieri e voi sapete che con il tasto fucsia del vostro telecomando potete confermare o meno eh, questa scelta e quindi votare per dire se secondo voi i migliori della partita sono quelli indicati da Giuseppe Ranieri o, o ne volete indicare degli altri. Mi raccomando, quello fucsia. Ed ecco che la palla si impenna e arriva nella zona di Mellace che protegge questo pallone che non ne voleva sapere di uscire e poi lascia per la rimessa laterale a Fiorentino che si prepara a effettuarla recuperando la posizione. Ripetiamo, le rimesse laterali sono di competenza degli esterni bassi, quelli che corrono, corrono su tutta la fascia appunto di competenza. Il pallone vede ancora uh, Vatalaro uh, rinviare e non riesce a mantenere in campo la sfera uh, Doria e quindi sarà una rimessa laterale. In favore dei giocatori eh, bianchi, eh, rossi e blu del Pianopoli che effettuano questo rinvio con eh, Marco Vatalaro, un altro che ha giocato una partita eh, di un certo valore tecnico e tattico. La palla scivola proprio nella sua zona e Vatalaro controlla che non arrivi nessun avversario. Però il Montepaone sta appunto stringendo un po' le marcature, il Pianopoli non riesce più a superare la metà campo, quando siamo a sette minuti uh, dal termine della partita con Mazziotti in presunta posizione di fuorigioco di rientro che comunque apre in direzione di Ricitano, superata la metà campo, tanto per smentirgli Nania però ruba il tempo e cerca di andarsi in velocità, fallosamente toccato da Ricitano e quindi punizione in favore del Montepaone. Un Montepaone che rispetta l'avversario continuando a giocare così come ha fatto dal primo minuto. E questo è stato sempre il diktat di Mister Pisano: abbiamo visto il Montepaone non solo in questo campionato, ma anche nelle annate precedenti, giocare sempre sino alla fine rispettando l'avversario fino all'ultimo secondo. Fausto, questa filosofia è meglio rispettare l'avversario vincendo magari con largo scarto o a un certo punto ci si ferma. Qual è il maggior segno di rispetto? Vabbè, in questo caso non è che siamo molto avanti con il punteggio, un 2-0 e ci sta. Il brutto è quando si continua secondo me, però poi, eh, ripeto, non si sa, quando vinci 5-6 a 0 e continui a giocare, quello sì che non è il rispetto del, dell'avversario, ma in questo caso credo che sia. E poi oltretutto stanno giustando il centrocampo. Ed ecco che. Sta anche cominciando a piovere. Eh, il nostro ospite, Nicolò, vieni in tribuna stampa, Nicolò, qui sulla sedia in pelle. Volevamo sapere tu in che ruolo giochi quando giochi a pallone? Attaccante. Invece è Giovanni, dico bene? Centrocampista. Caspita, ma siete nella scuola calcio del Monte Paone? Sì. Benissimo, accomodatevi qui, eh, sulla. Eh, Sedia in pelle quella piccola, ecco che si prepara Ricitano a effettuare questa eh, rimessa. Eh, la palla viene ancora ribattuta. Recupera Salerno che protegge appunto la sfera. Con Ricitano che lancia in profondità, ma si chiude ancora la morsa dei difensori del, Monte, del Montepone. Riparte Pirritano in becca in velocità Marcellino che però forse demorde un attimo prima. Giuseppe, tu ci saresti arrivato su questa palla. Non ci ha creduto Marcellino, sì ci sarei arrivato. Fausto, tu ai tuoi tempi scartavi più di Marcellino? No, no, io scartavo pochissimo. Eh, però Barcellino questa volta vi ha mh, battezzato lunga la palla, intanto recupera De Fazio, De Fazio controlla di, di fronte a sé due avversari, alla fine Mellace ruba palla a Vatalaro, riparte ancora il Montepaone, movimento di Domenico Voci, Mellace lo serve, entra quasi in aria, restituisce a Mellace, ancora per Domenico Voci, bella l'uscita di Mascaro che con grande coraggio va tra i piedi di Domenico Voci e impedisce a quest'ultimo di impattare con la palla dopo un dialogo ripetuto e triangolare con Mellace. Ci è, è piaciuta questa azione. Sì, ma ci è piaciuto anche il portiere, il portiere ospite, lo avevamo detto poc'anzi, è stato uno dei migliori in campo, è riuscito a salvare la porta eh, in più di un'occasione, anche in questo caso ha indovinato i tempi dell'uscita e brillantemente ha neutralizzato ed ecco che recupera ancora Nania che appoggia Paparazzo, Paparazzo continua a insistere con un lancio verso Marcellino che riceve palla la controlla è defilato un po' sulla sinistra la mette molto bene in mezzo, forse un po' lunga e Mascaro fa buona guardia, arpiora la palla con i suoi guantoni con colla e blocca tutto facendo risalire eh, i suoi compagni ecco il rinvio dell'estremo difensore del Pianopoli la palla eh, si impenna ma c'è basta. De Masi che la colpisce con decisione, poi Vatalaro, poi Bruni dialogano in difesa i giocatori del Pianopoli con Gallo che sventaglia alla ricerca dello scatto di Barberio che però viene controllato dai difensori del Montepaone Mellace Pirritano difende col fisico il pallone, lo scarica su Doria, poi Mellace. Partito Fiorentino, lancio semimillimetrico perché era un metro e mezzo forse arretrato. Recupera ancora Doria, ancora per Mellace che alza la testa, c'è. Eh, capaparazzo imbucata nei confronti di Domenico Voci anche qui una bella azione che non si conclude perché forse l'ultimo tocco non è tra i più uh, precisi e la pioggia ci permette anche di salutare la signora Cannistra eh, le chiediamo appunto gol eh, è lontano dal microfono e poi noi preferiamo le signore ha segnato suo figlio un bel gol un bel gol sicuramente di classe e poi la classe non è acqua perché ha preso dal padre per... In tutto e per tutto, modello Mikhailovic, abbiamo detto quindi grazie. Abbiamo anche la signora Cannistra sta usufruendo delle poltroncine in pelle eh, qui in tribuna stampa. Quelle che ha fatto montare direttamente Fausto Varano e ancora, eh, sì, il catering, come dice giustamente eh, anche il signor Cannistra, sì, il prosecco, però, mi sa che è finito. Ma dovrebbe arrivare a breve il, la nuova fornitura. Ecco che c'è un'altra sostituzione. Esce entra il numero 16, Matteo Ricitano. Vediamo chi è esce Bruni. Quindi un altro giovane, abbiamo due Ricitano a questo punto: il 16 e il 2, eh, che entrano quando siamo al 43esimo minuto eh, di gioco ed esce Bruni. Quindi per dare minutaggio anche magari a giocatori che giocano di meno. E vediamo un altro Millennials Carpino che si prepara all'ingresso, un altro giocatore importante che va a sostituire Domenico Voci uno scambio generazionale tra due forti giocatori eh, appunto di Montepaone e quindi un applauso doppio per Carpino che entra e per Domenico Voci che esce si prepara appunto il Mascaro a effettuare questo rinvio si lamenta per lo scarso movimento dei suoi compagni ma quando manca un minuto alla fine sicuramente non può lamentarsi troppo ecco che parte Mascaro il destro va quasi a superare la metà campo ma finisce tra i Piedi di eh, Mellace che da Doria imbucata in profondità Pirritano, finta il tiro, entra in aria. Pirritano, fucilata e dice di no. Mascaro recupera Marcellino. Non è ancora finita l'azione. Ha di fronte a sé Matteo Ricitano E alla fine la palla finisce in out e ci sarà un calcio d'angolo. E questa volta toccherà proprio a Carpino di effettuare questo eh, calcio d'angolo. Eh, e Sta segnalando il recupero, eh, oddio Giuseppe. Non vorrei che abbia segnalato 5 minuti il. Signor Russo, tu l'hai notato? No, stavo scrivendo, non ho guardato la segnalazione dell'arbitro. Temo che se non si tratti di una scelta politica di destra erano proprio 5 minuti. Fiorentino riceve la palla, la mette in mezzo però oltre le teste di tutti i giocatori e Basti De massimo non riesce a controllarla. Fausto, erano cinque minuti di recupero, tu hai potuto vederlo? No, non ho visto. Comunque ora andremo a verificare perché siamo già al decimo secondo oltre il 45esimo e quindi vediamo quanto farà giocare ancora il signor Russo eh, Eugenio Russo di Crotone che comunque non ha demeritato, insomma un bell'arbitro, speriamo sia giovane così a margini di carriera. Nulla da eccepire, un arbitraggio in linea con gli standard della gara, eh, io, io gli metto 7. Eh, beh, se riceve 7 da Giuseppe Ranieri, sicuramente è un bel voto. Fausto, tu che voto dai all'arbitro? Non arbitrato male, anche perché la partita è stata molto corretta. Eh, ma non ti vuoi sbilanciare, da vecchio professore di matematica? Non sei pieno il 6 è comunque un bel voto 6 per Fausto, 7 per Giuseppe Ranieri, il pallone viene toccato di testa da Carpino recupera ancora però se non andiamo errati Gallo circondato da avversari Marcellino riceve palla, cerca la Veronica, stoppa il pallone, appoggia per Paparazzo, gran tiro è bella l'azione, bella anche la parata di Mascaro comunque veramente anche se siamo nel finale di gara, il Montepone non molla, fa valere la sua cifra tecnica che è probabilmente Superiore rispetto a quella della squadra del Pianopoli e ancora Paparazzo che viene contratto da Vatalaro, recupera ancora la palla. Serve Carpino, scambio con Pirritano. Pirritano si gira, non vede Mellasce, poi evita ancora un avversario. Gran tiro di Pirritano di pochissimo sopra la trasversale. E Mascaro, comunque, era ben posizionato quando siamo giunti al 46 minuto e mezzo. Quindi è presumibile che abbia dato 5 minuti di recupero. il il signor Russo, intanto noi ringraziamo ancora oltre che Giuseppe Ranieri, Maurizio Vatrano, tutta la squadra esterna 65 di S1 TV, Antonio Siciliano Pasquale Lentini, la voce di Giorgio De Filippis, la guest star di oggi che è stato Fausto Varano. Recupera ancora Paparazzo con Pirritano che tocca di tacco elegantemente, però la palla da Doria non filtra verso altri giocatori del Montepaone. Ancora protegge la sfera De Fazio, travolto da Pirritano e il pallone finisce in eh, rimessa laterale, Sempre, anzi no c'è punizione in favore del Pianopoli Con, gestiscono ancora la palla i due fratelli presumo Vatalaro, Marco e Battista e poi anzi ci, dico, ci dice giustamente Giuseppe Cugini, conosci la parentela? No mi sono informato quando ho preso le formazioni lo spirito del giornalista non lascia nulla al caso. Ecco che recupera ancora la palla Salerno con Niccolò Fiorentino che non riesce a controllare e il pallone finisce in rimessa laterale. Entriamo in questo momento nel 48esimo minuto di gioco. A questo punto. Eh, ribadiamo che erano cinque ma comunque volendo rimanere scaramantici perché il calcio è di norma scaramantico possiamo dire che il Montepaone porta a casa tre punti importanti, tre punti che permettono ancora la corsa verso un traguardo eh, meritato dal Montepaone che però gli viene osteggiato da quel San Calogero che è squadra quadrata, squadra che ha perso qui al Frabottomanis ma che rimane attualmente la capolista del Girone C. Mellace ancora una sventagliata con confini di Attici per Fiorentino, ugualmente importante lo stop. Lo scambio con eh, il compagno. Si tratta di Doria. Poi Pirritano che cerca di controllare la palla ma viene franco bollato da Vatalaro e ancora Paparazzo. Apertura molto bella per Nania che arriva, mantiene il pallone in campo, lo mette al centro e ancora il signor Ricitano. Luca riesce a chiudere la diagonale e evitare guai per la propria squadra. 49 minuto in questo secondo recupera ancora palla. Pirritano c'è stato un fallo e quindi sarà ancora. Ancora un'occasione per il Montepaone per portare avanti tutti i suoi colpitori di testa anche se di lì me Mellasce potrebbe o forse anche Pirritano potrebbe tirare direttamente in porta. Il nostro monitor di servizio segnala 17 metri e 10 centimetri di distanza dalla porta come si può ben vedere. Nicolò confermi hai visto il monitor? Sì. Eh, quindi, se lo dice anche Nicolò, eh, con Pirritano che però è chiaramente defilato. Siamo sulla destra rispetto alla porta difesa da Mascaro, che comunque dispone una barriera a tre. E probabilmente Pirritano cercherà la soluzione personale direttamente in porta. Parte Pirritano, il pallone va sopra la traversa. Di poco prende il giro giusto, ma non eh, si abbassa. Probabilmente doveva colpirlo più all'altezza della valvola del pallone, come fanno i grandi tiratori di punizione. Mascaro a questo punto guadagna qualche secondo mentre entriamo nel cinquantesimo, ha il fischietto in bocca il signor Russo, vediamo se lo utilizzerà al momento in cui parte Mascaro. Triplice fischio finale, il Montepaone con reti di Cannistral, ventisettesimo del primo tempo e di Marco Voci al terzo del secondo tempo, batte per 2 0. Il Pianopoli, una bella partita. Se Pasquale Lentini eh, ci segue un attimo, vorremmo ora farvi vedere anche Nicolò e Giovanni che sono stati gli artefici anche di questa trasmissione. Guardate, vi vede tutta a Soverato in Monte Paone. Un saluto. Ciao. Ciao. Ok e noi ringraziamo eh, i, i nostri collaboratori, ringraziamo Giuseppe Ranieri, ringraziamo Fausto Varano, Maurizio Vatrano, Pasquale Lentini, Antonio Siciliano mentre il Montepaone va a salutare i tifosi del Prim'Anello, va a salutare anche Gregorio Vatrella che è sempre lì con la sua maglietta e ricordo che eh, ci fa tutti partecipi 2 a 0 tra Real Montepaone e Pianopoli e a risentirci alla prossima e a proposito buona Pasqua Ricevitoria Gerace, a Monteponeribo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Monte Su di noi puoi scommetterci.